Eccomi di nuovo qua con il video di un mi trucco con voi. In questo caso sarà un mi trucco con voi edizione Halloween, diciamo. Spero, questo ovviamente sarà il trucco che sono andata a ricreare. Spero che il video vi piaccia. Se vi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete tanti like. È un trucco, come vedete, molto semplice. Io sono di quelle persone che non fanno grandi cose, però già questo a me sembra tanto. Quindi se siete come me, che magari non vi vestite proprio da strega o da fantasmino, però volete essere un pochettino intonati alla serata, potete prendere spunto, ecco, da questo trucco qua. E niente, iniziamo subito. Allora, partiamo subito ovviamente dall'idratazione. Allora metto un goccio e lo devo picchiettare, perché non so se qualcuno ha fatto la stessa cosa. Questo qua di Rosa Moschetta di Bottega Verde, elasticizzante, ma mi piace, ma si spappola, è talmente tanto morbido che si spappola. Poi vado a mettere un goccio di, importantissimo mi raccomando, contorno occhi, proprio molto molto importante questo. E io lo metto, come vedete, in senso antiorario per andare a fare anche un tipo mini massaggio antirughe, ecco. Quindi metto questo e poi metto la mia crema viso dell'Omia biologica elasticizzante lifting immediato. Ora, lifting immediato non ve lo so dire perché non è che io abbia queste gran rughe, però devo dire che all'inizio, quando l'ho comprata, non mi piaceva per nulla, proprio per nulla. Invece adesso mi piace. Partiamo subito dal trucco occhi. Quindi vado a stendere Essence Stay All Day 16 ore. Vorrei fare allora un trucco simile a Halloween, ma non da maschera o cose così. Proprio un trucco per la serata di Halloween, ma se non siete di quelle persone che si mascherano, ecco, perché io mi mascheravo, devo essere sincera, quando ero piccola, che andavo con i miei compagnetti, le mie amiche, vicine di casa, così, nei condomini, a fare l'oggetto scherzetto. Però poi più di quello in realtà non mi sono mai mascherata quando ero grande. Quindi sono una di quelle persone che magari, se esce la sera di Halloween, mi piace magari avere un trucco un po' più aggressivo per far tipo finta strega, ecco. Allora, vado ora a fissare con questa cipria di NYX, non so come si dice, New York Color, che sinceramente non mi piace, cioè è polverosa e troppo scura. Cioè io l'avevo presa perché avevo rotto l'altra, quella che avevo prima, che era quella della Essence, e non l'ho più ritrovata. E allora, in calcio d'angolo, così piuttosto che non averne, ho preso quella, però questa qua. Però, come vedete, è una colorazione, cioè non so se vedete, è una colorazione scurissima. Quindi io non posso, per esempio, mettere il correttore e poi metterci questa sopra, perché ovviamente scurisco tutto e rendo gli occhi orrendi. Quindi niente, aspetterò di trovarne un'altra più carina, perché non volevo fare un ordine su internet, volevo aspettare quindi di trovarne qualche altra, però vediamo se riesco. Allora, giusto appunto perché è la sera di Halloween e vogliamo una cosa strong, vado a prendere come colore di transizione, però poi mi servirà, questo qua della NYX, si chiama Effroté, Beyond Nude, no, Effroté è il nome, non so, scusatemi, come si legge, che è tipo un grigio scuro, però qualcosa di verde dentro. Vado con un pennellino, così, piatto, e vado a picchiettarlo
Questo è molto molto pigmentato, come vedete. Vado semplicemente a picchiettarlo così. Andrò subito subito immediatamente a sfumare sul palo che mi riassuma tutto. Se non riuscite a sfumare, mi raccomando, andate più cauti con il colore verde. Ok, allora riprendiamo il nostro Stay All Day. È un trucco proprio semplice semplice, ma io sapete che faccio trucchi semplici, non è che faccio chissà che cosa. Però ovviamente vorrei anche un trucco carino. Perciò picchietto di nuovo qua, come vedete, il correttore e prenderò dalla palette Chocolate Bar il Crème Brûlée e semplicemente glielo picchietto sopra. Dalla stessa palette prendo anche un po' di marzapane e lo metto solo qua in centro, solo in centro, con un po' più rosato, ecco, diciamo. Ok, su questo siamo a posto. Vado a prendere questo colore qua, faccio un po' un mix di questo e questo e vado a intensificare qua l'angolo con un po' quindi di violet. Con un pennellino a penna vado semplicemente a metterlo qua all'inizio dell'occhio per creare il nostro punto luce, perché vogliamo essere delle streghe, ma ovviamente delle streghe carine, e qua sotto la palpebra, cioè sotto l'arcata sopraccigliare, scusate. Ok, il trucco occhi è quasi finito, se non fosse che ci vuole una bella linea di eyeliner, proprio bella bella. Ovviamente iniziamo le streghette. Ovviamente non c'è mai una lega di eyeliner che assomigli all'altra. Però non vi spaventate perché così ovviamente potrebbe essere troppo scioccante. No, non è vero, sto scherzando, mi inizia a tirare. Riprendo però di marzipan e glielo metto qua sopra. Ok. Secondo me il trucco non è mai trucco senza sopracciglia, soprattutto per Halloween, cioè se fate un trucco importante. Cioè, se fate un trucco naturale, che quasi comunque non si vede appunto che siete truccate, ok. Ma se fate un trucco per Halloween, comunque, o per Halloween, o comunque un trucco più importante, cioè, secondo me, non è finito, non è concluso il make-up se non vi fate le sopracciglia. A meno che non ce l'avete tatuato o non siete di quelle fortunate che ce le hanno belle folte e perfette così, nature. Allora, le sopracciglia le vado a fare nel mio solito modo, quindi non faccio niente di diverso. E poi con ora le ciglia le vado a fare per ultime. Allora vado a mettere il mio correttore trovassi la città. Volevo la spugnetta, in realtà non volevo la città. Siccome sono ancora un po' abbronzata, vado a fare un mix di due correttori, uno e due correttori, due fondotinta, uno che uso
d'estate e uno per uno d'inverno. Quindi li metto sul palmo della mano, faccio così, così e vado a sfumare. Vado poi sempre con lo Stay Your Day a metterne un po' qua, qui sottilmente, qua. E con la mia amata spugnetta vado a tamponare. Con una spugnetta più grossa ora vado a picchiettare su tutto il viso per eliminare l'eventuale eccesso di prodotto. Ora un pennello da cipria, questa cipria a questo punto per tutto il viso va bene e per il contorno pigro non va bene, vado semplicemente a fissare il tutto così. Ok, fatto questo, quindi fatta tutta più o meno la nostra base, andiamo a fare un pochettino di contouring, quindi un po' il carrà, mezzo pesciolino, mezzo non so. Ok, ultimo step, highlighting, highlighting. Madonna, questo... Io non so se vedete, ma questo illuminante è qualcosa di spettacolare. Mi piace un sacco in questo punto qua, da morire. Qua. Sulle labbra. E vado ora a prendere il mascara. Se volete potete mettere anche le ciglia finte. Io non le metterò. Ovviamente più il mascara effetto drammatico, meglio è. Vado a prendere poi il mio mascara piccolino della Venn, che è perfetto per le ciglia. Inferiori. Prendere una matita, contorno labbra, questa è dell'Astra Light Up Line, waterproof, e vado a delineare il mio contorno. Ora ultimo step, vado a mettere per far durare il rossetto di più, andiamo a prendere una velina, tanto lo conoscerete tutti sto trucco, però visto che la sera di Halloween poi no, abbiamo un rossetto importante, non vogliamo che ovviamente rimanga a metà e metà, prendiamo la nostra cipria, facciamo così, sopra, vado a riprendere lo stesso rossetto, lo metto in centro. Questo è il look finito.
Spero che vi piaccia, potete prendere ispirazione, è semplicissimo, però mi andava comunque di farvelo vedere per prendere spunto, perché magari si vedono adesso in questo periodo tutti i trucchi particolari, molto belli, molto scenografici, però un po' di meno magari un trucco semplice, ma con dei colori, degli effetti che magari ti rendono sempre un po' streghetta, senza, ecco, senza esagerare, senza fare magari sangue o cose così, e soprattutto utilizzando i trucchi che abbiamo tutti in casa. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!